Buongiorno a tutti e benvenuti ad un nuovo appuntamento con la rubrica Cose da giornalisti, il nostro spazio dedicato al mondo del giornalismo e dell'informazione con tutte le novità, non solo sui corsi di formazione continua, ma anche tutte le novità che riguardano appunto il mondo del giornalismo, dell'informazione e della comunicazione. Come sempre con noi c'è il presidente dell'Ordine dei giornalisti della Campania, Ottavio Lucarelli. Ciao Ciao Ottavio. Fabiana, salve a tutti. Sì. Anche oggi, Ottavio, come di solito, 3 minuti, 3 domande. La prima non può che essere su una grande novità che è arrivata proprio in queste ore, ovvero da poco il presidente De Luca ha firmato la nuova legge sull'editoria dopo ben 18 anni. Sì, una legge che è stata approvata in giunta, è stata approvata poi in commissione, in consiglio regionale, con tempi europei questa volta. Noi come Ordine dei giornalisti abbiamo spinto molto perché si aspettava questa legge da 18 anni, noi la chiedevamo come ordine da molti anni e quindi dobbiamo ringraziare il Presidente Luca, dobbiamo ringraziare la Commissione, il Consiglio regionale, tutti gli uffici che si sono attivati. Adesso ci mettiamo subito al lavoro per il regolamento in modo da farla partire il più rapidamente possibile. Ottavio, quali sono le novità, quali saranno i vantaggi per i giornalisti? Sì. Andiamo essenzialmente su due direttrici. La prima riguarda gli uffici stampa pubblici. Uffici stampa pubblici. C'è una legge nazionale, che però in Campania è stata applicata poco male, un po' a macchia di leopardo, nel senso che qualche istituzione, qualche ateneo l'ha applicata. Molte altre istituzioni, molte altre amministrazioni no. Adesso con questa legge regionale non ci saranno più alibi, quindi abbiamo la legge nazionale, abbiamo la legge regionale, tra poco avremo il regolamento e quindi tutte le istituzioni, quindi dal Consiglio regionale all'amministrazione comunale più piccola, dovranno adeguarsi. Questo sarà assolutamente un vantaggio per i giornalisti perché se ben applicata questa legge può dare lavoro a almeno 100-150 giornalisti, almeno 100-150 giornalisti. E sarebbe un dato importante in un momento in cui la crisi non è stata ancora totalmente superata. L'altro dato, l'altra direttrice riguarda i finanziamenti all'editoria, quindi parliamo di carta stampata, di agenzie web e di televisioni, un fondo regionale, un fondo che per ora è biennale 2018-2019, ma in conferenza stampa De Luca già ha detto che se ben utilizzato, naturalmente bisognerà attivare delle funzioni di controllo molto rigorose. Ma se ben utilizzato, se avrà effetti positivi, anche questa misura porterà all'assunzione di giornalisti, porterà posti di lavoro e quindi potrà essere poi successivamente anche prorogato o comunque il finanziamento potrà essere irrobustito. Cambiamo argomento perché siamo ormai ufficialmente in campagna elettorale e inizia adesso per i giornalisti un periodo difficile, il periodo per la gestione, diciamo, della comunicazione che riguarda le elezioni, il voto, comincia la par condicio. Ci sono state in queste ore un po' di polemiche sul regolamento dell'AGCOM, appunto per l'attuazione della par condicio. Sì, per noi è un momento delicato, bisogna naturalmente non solo rispettare tutte le regole della nostra deontologia, ma in più rispettare tutta una serie di parametri che garantiscono appunto la par condicio alle varie forze in campo. C'è polemica sul nuovo regolamento dell'AGCOM che ha inserito quest'anno una novità. Secondo l'AGCOM in televisione, se c'è presente un politico o più politici, non deve esserci un solo giornalista, ma devono esserci più giornalisti che possano rappresentare più aree. Questa è una cosa che chiaramente al mondo dell'informazione non è piaciuta per un motivo molto semplice. Noi abbiamo il tesserino, che è il nostro documento DOC, che garantisce la professionalità. Poi certamente ci sono testate che hanno una certa linea, testate che hanno un'altra, ma quando si va in televisione, soprattutto in periodo di par condicio, chiaramente il giornalista in quel momento deve essere super partes. Quindi ci è sembrata una cosa pleonastica questa dell'AGCOM. Va bene, sicuramente ritorneremo su questo argomento e sulle elezioni anche nei prossimi appuntamenti di Cose da giornalisti. Io ringrazio Ottavio Lucarelli per essere stato con noi. Grazie, grazie. Grazie a tutti voi, vi ricordo che potete seguire la rubrica Cose da giornalisti sul nostro sito www.lasud.eu, sulla pagina Facebook di Sud Comunicazioni e naturalmente anche sul profilo di Ottavio Lucarelli. Grazie ancora e arrivederci al prossimo appuntamento. Arrivederci.